Ed eccoci di nuovo insieme, cari amici di Angoli, per continuare questa serata ricca di ospiti, ma naturalmente io vi ricordo anche la nostra mail. Voi continuate sempre a scrivere ad angoli@espansionetv.it. Questa seconda parte è dedicata all'arte, un'arte che sul nostro lago torna ogni volta, che sono nostri ospiti Alessandro Cerioli ed Elisa Larese. Ciao ragazzi e ben ritrovati ancora miei ospiti ad Angoli. Ciao. Alessandro, parto da te perché oggi prende il via una mostra davvero molto particolare con dei linguaggi anche innovativi a mio parere. Ce ne vuoi parlare? Certamente. Beh, inizio col dire che siamo tornati a casa, perché abbiamo ripreso da Villa Carlotta e per noi è motivo di orgoglio. E quest'anno siamo molto contenti di esporre le opere di Rossella Rossi e Lucia Bergamini in queste due esposizioni, di fatto due mini solo, Affinities e Food Cult, che ci sembra... a livello appunto estetico la scelta migliore per una location splendida come Villa Carlotta. E proprio di questo volevo invitarti a parlare, Alessandro, perché tu dici bene, siamo tornati a casa, se non sbaglio fino a pochi giorni fa stavate a Monte Carlo, è corretto? Sì, esatto. E là che tipo di mostra invece stavate presentando? Giusto perché sono curiosa, lo voglio sapere, ma lo vogliono sapere anche gli amici a casa. Quindi un accenno breve e poi torniamo a questo evento. Ma in realtà là eravamo più ospiti, era una giornata di beneficenza fatta appunto per le donne di malate di cuore, pensata principalmente per loro, con una piccola asta che si è tenuta subito dopo il pranzo, insomma, di gala, ed è stata di fatto una giornata stupenda, poi anche per la finalità di questo pranzo, insomma, ritrovare amici collezionisti a Monte Carlo è stato un vero piacere, insomma. Naturalmente sì, quindi da Monte Carlo invece torniamo sul nostro lago, sicuramente amatissimo da tutti quanti, in una location davvero speciale che, come hai detto, è quella di Villa Carlotta. Quindi non soltanto quello che è l'aspetto espositivo e museale, ma anche un giardino botanico assolutamente coinvolgente. Questo, a parer tuo, Alessandro, è un arricchimento ulteriore all'arte che verrà presentata, tra poco Elisa ce ne parlerà, in questo evento? È un unicum, le due cose non possono essere scisse. Siamo in mezzo al verde, siamo in mezzo all'arte, le cose devono andare di pari passo, quindi è tutto molto osmotico qui e funziona alla perfezione. Naturalmente, preciso, anche se è inutile farlo, che non avete le mascherine perché siete congiunti, quindi anche se molto vicini non c'è bisogno di questa protezione, ma lo dico insomma a tutela vostra e a garanzia di chi ci sta ascoltando da casa. Elisa, invece vengo da te, che ovviamente tu ti occupi della curatela di questa mostra. Ci sono due artiste che tra poco ascolteremo anche in diretta. Quindi come nasce la costruzione di questa mostra e la scelta di queste due artiste e delle loro opere? È una mostra molto importante, anche perché segna il nostro ritorno a Villa Carlotta dopo l'anno, diciamo, del Covid, che ci ha per forza di cose, insomma, dato uno stop. Quindi abbiamo voluto creare qualcosa di molto particolare. Da una parte abbiamo un food cult, appunto, dedicato a quella che è l'ossessione, passione per il cibo, che caratterizza un po' la nostra epoca, insomma. E quindi abbiamo Lucia Bergamini, con queste opere assolutamente iperrealistiche che veramente lasceranno estasiati i nostri visitatori. Invece nella parte, ecco qua, vediamo appunto Lucia al lavoro con alcune delle sue opere, appunto potrete capire appunto già solo vedendole quello che vogliono trasmettere, insomma, questa passione per il cibo e questa immersività assolutamente fuori dal comune, ecco. Certo.
Quindi io direi, Elisa, se tu sei d'accordo, magari mentre continuano a passare queste immagini, se vuoi cedere la tua postazione proprio a Lucia per fare a lei due domande in diretta. Nel frattempo chiedo invece ad Alessandro di infilare a protezione appunto sua e dell'artista una mascherina e quindi vediamo se siamo pronti per poter ascoltare direttamente e fare qualche domanda anche a Lucia. E siamo pronti. Lucia, grazie per la tua disponibilità ad essere mia ospite, quindi benvenuta anche a te. Grazie, è piacere di conoscerti. Allora Lucia, perché hai voluto raccontare questa ossessione, come ha detto bene Elisa, che è un po' tipica della nostra epoca, nei confronti del cibo? In che maniera la vuoi raccontare e in che maniera soprattutto la percepisci, per come effettivamente la vedi? Allora, la passione che ho per il cibo è storia antica, è una passione viscerale, e per me dipingere cibo è come celebrarlo. È una gioia poter dedicare così tanto tempo ad osservarlo e a svilupparlo su una tela. In tutte queste opere si vede la devozione alla luce, che è la mia musa. Cerco di celebrarla dandogli un contorno degno e importante. E questo è, quindi l'invito è assolutamente quello verso tutti coloro che stanno seguendo il nostro programma questa sera, per poter vedere da vicino queste opere che sicuramente sapranno trasmettere non solo molte emozioni, magari anche insegnarci una percezione del cibo particolare. Io saluto e ringrazio Lucia Bergamini e invito invece Rossella Rossi, nella stessa maniera, quindi tenendo Alessandro la sua mascherina, a posizionarsi invece davanti alla nostra telecamera. Eccola qua, benvenuta anche a te Rossella, grazie per la tua disponibilità all'intervista. Quindi arrivo subito al dunque, perché il tempo vola. Qual è il tuo linguaggio artistico nell'ambito di questa mostra? Beh, sicuramente nelle opere esposte quello che voglio è cercare di diciamo invitare lo spettatore a immergersi nel più possibile in una sorta di simbiosi tra natura, arte e l'elemento acquatico. L'elemento acquatico, tra l'altro qui sul lago, è chiaramente fondamentale, onnipresente e rappresenta il principio essenziale attraverso cui riusciamo a diciamo integrarci completamente nella natura. E quindi invito veramente lo spettatore a fare una sorta di viaggio attraverso il colore, attraverso le trasparenze. Come vedete nelle mie opere ci sono le mie opere permettono allo spettatore di sviluppare il più possibile la sua immaginazione e permettono quindi di creare la sua stessa immagine. Quindi davvero una dimensione molto particolare, l'acqua, che comunque è un elemento indispensabile per la vita. Con questo io saluto anche Rossella Rossi per essere intervenuta, quindi io chiederei nuovamente, se è possibile con un veloce cambio, ad Elisa Larese di ritornare nella sua postazione, quindi Alessandro a questo punto può nuovamente togliere la mascherina. In quest'ultimo minuto che abbiamo a disposizione, Alessandro, io chiederei a te quindi di ricordare innanzitutto questo evento che parte proprio oggi, fino a quando sarà disponibile, a chi vorrà visitare e come fare. Immagino ci siano sempre comunque osservanza di regole, necessità di prenotazione, ma Alessandro, dici tutto brevemente. Quindi iniziamo oggi appunto il 23 per finire il 7 di luglio. La mostra è visitabile su prenotazione a info@tablinum.it o a 0344 53 74 00, che è il numero del nostro studio. Siamo disponibili sempre in loco, quindi per delle visite guidate, da martedì a venerdì dalle 14.30 alle 18.00.
e sabato e domenica dalle 12.30, dalle 10.30 alle 12.30, dalle 14.30 alle 18. Bene, io con questo saluto e ringrazio Alessandro Cerioli, Elisa Larese, in bocca al lupo a Rossella Rossi e Lucia Bergamini per le loro meravigliose opere. Ragazzi, buon lavoro anche a voi, ci rivedremo spero a settembre, una buona estate e buona mostra. Grazie ragazzi, alla prossima, grazie. Ma non finisce qui questo appuntamento con Angoli, perché tra poco andremo a conoscere a fondo un progetto molto importante, un progetto evolutivo che coinvolge un'area portuale davvero significativa. Stiamo parlando del porto di Ravenna, ci sono le immagini e il racconto del progetto. Con me, ci rivediamo domani. Finalmente partono i lavori di ristrutturazione del porto di Ravenna, uno dei più importanti interventi infrastrutturali dell'Emilia-Romagna degli ultimi decenni, che offrirà a tutto il nord Italia e all'intero sistema paese considerevoli prospettive di crescita. Per saperne di più ne abbiamo parlato con Daniele Rossi, presidente dell'autorità di sistema portuale dell'Adriatico Centro-Settentrionale, e con il sindaco di Ravenna, Michele De Pascale. Un progetto importante per il porto, del valore di circa 240 milioni di euro, che prevede sostanzialmente l'escavo dei fondali, la realizzazione di nuove banchine e la ristrutturazione di oltre 6 chilometri di banchine attuali. Ricordo che il porto di Ravenna è una realtà importantissima perché, oltre ad impiegare 6.500 lavoratori diretti, con gli indiretti circa 15.000 persone che vivono di porto, ricevono annualmente 3.300 navi, partono dal porto 7.600 treni per una movimentazione di oltre 27 milioni di tonnellate di merci. Il progetto dell'hub portuale, basato sull'approfondimento dei fondali, quindi sulla possibilità di navi più grandi di arrivare in porto e di scaricare una quantità maggiore di prodotti, ottimizzando i costi della logistica, quindi fondali più profondi, spazi portuali più grandi, perché andremo a realizzare circa 150 ettari di nuove aree logistiche con accesso diretto alle banchine, collegate con l'autostrada e con due stazioni ferroviarie dedicate al trasporto merci. Si tratta di collegamenti viari e ferroviari che agevolano ulteriormente il flusso delle merci verso tutte le aree logistiche, commerciali ed imprenditoriali dell'Emilia Romagna e del Veneto, favorendo risparmi significativi di tempo e di costi. Ci sono dei momenti che segnano la storia di una città, e la storia di Ravenna è inscindibilmente legata al mare, ed è un legame poi che è proseguito nei secoli e nei millenni, fino ad arrivare alla storia più recente, quando nella metà del secolo scorso grandi uomini di quel tempo, Zaccagnini, Mattei, decisero di collocare a Ravenna un grande porto industriale e commerciale, e il canale Candiano prese nuova vita, nuova forza, si insediarono imprese che hanno dato un grande contributo alla crescita della città, ma alla crescita di tutto il paese. Ecco, oggi siamo in un'altra curva della storia, forse altrettanto importante. Si sono sbloccati progetti importantissimi, stiamo approfondendo i fondali, si stanno realizzando investimenti privati di grandissima rilevanza e strategici a livello nazionale. Ovviamente la dimensione industriale e commerciale, le frontiere dell'energia che si sono aggiunte a quelle dello sviluppo appunto delle merci, e un grande porto a servizio di un paese, l'Italia, che ambisce ad essere un grande protagonista della scena industriale del nostro paese. Ravenna è la porta di ingresso e di uscita delle merci della pianura padana, quella che può dare all'Italia una chance di relazioni con l'est, con l'oriente, come è stato nella storia della città. Perché la città vive nel porto, nel senso che il porto è un grande motore di lavoro e di occupazione per la nostra città, ma il porto vive nella città, e quindi gli aspetti di sostenibilità ambientale, gli aspetti di, diciamo, di dimensione, di inserimento nel contesto territoriale, sociale e urbanistico sono fondamentali, e il lavoro anche che abbiamo condotto come amministrazione comunale con l'autorità portuale in questi anni è stato questo, un'unica visione di un territorio dove cresce il porto e cresce la città.